La sciarpa l'ho presa, i jeans anche. Ok, siamo pronti per Natale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, siamo pronti per Natale, ma non stavo facendo i bagagli. Stavo preparando il materiale che ci servirà per la realizzazione di una bellissima ghirlanda. Una ghirlanda che mi è venuta in mente pensando a una persona speciale, persona con cui oggi farò il video in collaborazione. La bellissima, simpaticissima Nadia Tempest, sicuramente la conoscete, non ha bisogno di grandi presentazioni, è una ragazza stupenda che ha un canale veramente divertente, allegro, positivo, come piacciono a me, voi lo sapete, io amo i canali positivi, una ragazza pregna di contenuti che affronta la vita in maniera scanzonata e condivide con il suo pubblico, e spero da oggi anche col pubblico di Arte per te, sia il lato glamour e fashion, sia il lato scanzonato della vita. Quindi vi metto il link al suo canale e al suo video corrispettivo a questo qui tra le schede informative, il link del canale del video di Nadia qua sotto nel box informazioni, e io personalmente mando un enorme bacio a questa stupenda ragazza che sei, Nadia. Complimenti veramente, mi piaci tanto, lo sai, te lo dico sempre in privato, approfitto per dirlo anche in pubblico perché lo penso profondamente. Nadia sul suo canale invece ci farà vedere nelle sue classifiche horror, per cui è famosissima e che sono divertentissime, le decorazioni più brutte del Natale che si siano mai viste sul web. Io già immagino di rimanere così scioccata davanti alle sue scoperte. Quindi subito dopo questo video tutti a casa di Nadia a farci quattro risate. Grazie per questa carinissima collaborazione che spero ti piacerà, anche perché l'oggetto di questa collaborazione poi andrà dritto dritto a casa di Nadia, perché ho intenzione di spedirglielo, avendolo proprio strutturato sul suo modo di essere. Quindi vediamo se piace anche a voi. Oggi faremo insieme una ghirlanda, ma non una ghirlanda qualunque, una ghirlanda di jeans. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a creare insieme. Ed ecco il disordinatissimo, proprio come il mio armadio, occorrente per preparare la nostra ghirlanda. Allora, innanzitutto ci servirà una pinza che abbia questa parte qua per i tagli, questa qua, e poi una pinza a punte tonde che servirà per dare una svolta al fil di ferro. Riciclo è, quindi ricicliamo, delle grucce metalliche queste. In alternativa potete usare il fil di ferro, in alternativa vendono già i cerchi per ghirlanda in fil di ferro, ma noi, potendo riciclare, ricicliamo. Una vecchia sciarpa o un vecchio maglione. Due paia di jeans userò per questo progetto, stessa cosa, jeans che non utilizzate più, fuori moda, con una macchia che non vi permette di metterli, diamo nuova vita, facciamoli partecipare al nostro Natale. La nostra immancabile attacca tutto, la nostra mega pistola a caldo, un paio di forbici, una matita, un righello o una squadretta, quello che avete, della lana del colore del sciarpa che avete scelto. Come prima cosa, dalla nostra gruccia dobbiamo creare un cerchio. La cosa che faccio è innanzitutto tagliare il fil di ferro qui dove c'è la giuntura della la scalonatura della spalla. Allora, a questo punto alziamo ben bene il fil di ferro, apriamolo, cerchiamo di modellarlo il più possibile senza fare danni, quindi arrotoliamo attorno ad un pentolino che abbia il diametro che serve a noi e vediamo quanto vogliamo che sia lungo questo fil di ferro. Benissimo, ho deciso, pentolino per adesso non mi serve più, quindi taglierò la parte che non mi serve. A questo punto entra in scena l'altra pinza, quella con le punte tonde, perché dovrò fare una sorta di gancetto, così, guardate, voilà, da una parte, e un altro gancetto, così, al contrario, dall'altra, quindi, ok? In modo che poi questi due gancetti, piegandone uno leggermente da una parte, così possano agganciarsi in questa maniera. E piano piano possiamo sistemarne ben bene la forma. Questo che è troppo lungo poi lo taglieremo, ovviamente. Su quest'anima tonda costruiremo la nostra ghirlanda. Come prima cosa dobbiamo prendere un paio di jeans. Tagliamo le gambe dei jeans all'attaccatura del cavallo, così ci viene fuori anche un paio di shorts che per l'estate non fanno mai male.
Partendo dalla cucitura più discreta, quindi non quella con la doppia cucitura arancione, ma quella interna, prendiamo una squadretta, una matita e una penna e decidiamo quanto debba essere larga la parte più larga della nostra ghirlanda. Segno quindi 13 cm ogni tot, in modo da poter congiungere poi i punti in maniera abbastanza agevole e tagliare. E lungo la linea ritaglio. Quello che avrò sarà questa striscia di jeans in doppio, così. Faccio la stessa identica cosa anche con l'altra gamba del jeans. Ok, fatti questi due tubolari, non buttate la rimanenza perché questa ci servirà anche. Mettiamola semplicemente da parte. Prendiamo l'altro jeans, vi ricordo che ce ne servivano due, e facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con questo jeans. Quindi alla fine avremo 4 tubolari, 13 cm per la lunghezza della gamba. Benissimo, a questo punto abbiamo i nostri 4 tubolari di jeans. Apriamoli, lasciamo circa 4 cm dal margine e sporchiamo con un bel po' di colla attaccatutto. Agganciamo il secondo tubolare, così, va bene? Agganciamolo questo sia da sotto che con un punto di colla anche da sopra. Non importa essere precisi. E chiudiamo, intanto chiudiamo il primo jeans. Facciamolo ben bene aderire l'uno all'altro. Guardate, è già attaccato, visto? Ora facciamo la stessa cosa anche col secondo tubolare. Prima che sia attaccato, mettiamo l'altro tubolare. Fate combaciare sempre le cuciture, mi raccomando, poi casomai se sono di misure diverse rifilate i tubolari, quello non è un problema. E facciamo attaccare anche da sopra. Se avete un tavolo abbastanza lungo potete farlo anche tutto di seguito, io non ce l'ho, quindi devo fare pezzo per pezzo. Avremo così una striscia lunghissima di jeans doppio con delle giunture anche abbastanza in evidenza che a noi non interessano più di tanto. Adesso viene una parte molto molto importante, perché dobbiamo creare l'occhiello entro cui far scorrere poi il nostro girellino. Quindi cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro jeans e fare una bella striscia di colla tutta più o meno alla stessa altezza, vedete ragazzi? Alla stessa, cioè che rimanga qui più o meno la stessa porzione. Quindi girare così e far incollare. Non importa se quello sotto rimane per i fatti suoi, poi lo giriamo dopo. Intanto creiamoci questo binario entro cui poi dobbiamo fare passare il ferro della ghirlanda. Benissimo, adesso fate asciugare perfettamente. La cosa che ci interessa è che proprio la colla prenda tenacemente. Tenacemente, quindi ripassate proprio sui lembi, qui nella parte in cui si uniscono le parti, e fate in modo appunto che non ci sia neanche un lembetto non appiccicato. Bene, a questo punto dobbiamo creare un altro strato. Vi ricordate la parte dei jeans, quella con la doppia cucitura? È arrivato il momento di utilizzarla. Cosa facciamo? Prendiamo i nostri jeans tubolari, quelli che abbiamo già incollato, e nella parte più esterna spremiamo un bel po' di colla a caldo, no, un bel po', una striscia continua, diciamo così. Quindi prendiamo il nostro jeans, lo apriamo e ne facciamo aderire una parte in modo che ci sia poi questa cosa e noi potremo poi rigirare all'interno il nostro jeans e creare questa doppia balza. Intanto appiccichiamo così tutti i nostri jeans. Avendo la cura tra l'uno e l'altro nella congiunzione di attaccare naturalmente anche la congiunzione, così. Adesso è arrivato il momento della sciarpa. Prendiamo la nostra sciarpona lunga lunga lunga, sistemiamo il retro della nostra sciarpa così, perché poi questa dovremo piegarla su se stessa
in questa maniera, così a farne un grande tubolare. E anche qui, in maniera molto semplice, mettiamo della colla su tutta la lunghezza della giuntura. Qui mettiamone un po' di più perché la lana, per prendere, ha bisogno di maggiore tenacia, quindi facciamo proprio uno zig zag di colla. Quindi piano piano poggiamo in maniera molto ordinata la nostra sciarpozza, così. Benissimo, arrivati a questo punto proseguiamo alla rovescia, cioè piano piano ripieghiamo lo sciarpone su se stesso e rincolliamolo, così, fino a farlo aderire alla sua metà speculare, così, lasciando fuori un bordino di jeans. Ultimo step, ragazzi, ultimo step. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare in dentro il tutto, così, e ripiegare su se stesso il jeans in eccesso, decidendo se lasciare in evidenza la cucitura oppure se eliminarla. Questo decidetelo voi liberamente. Io adesso ve lo dico cosa farò. E allora, io nasconderò la mia cucitura, quindi cosa farò? Taglio il jeans in eccesso subito prima della cucitura, in modo che mi venga facilissimo poi attaccarla direttamente da quel punto. Vi faccio vedere. Prendo il mio jeans, metto la colla direttamente qui sulla cucitura, vedete? Piego e lascio fuori la parte di ghirlanda che mi interessa lasciare fuori, visto? Voilà, così. E così proseguo su tutta la lunghezza. Arrivati alla fine, è proprio il momento in cui bisogna lasciar riposare un attimo il lavoro che abbiamo fatto. A questo punto mi occorre qualcosa di tondo. Toh, un pentolino! Questa è la ghirlanda dei pentolini. Cominciamo ad arrotolare attorno al mio super pentolino un po' di fili di lana. Allora, dopo aver fasciato ben bene la testa con la lana al mio pentolino, tiro fuori quello che ho fatto, stringo in centro e con la lana che ho ancora qui comincio ad arrotolare attorno al centro, così, creando un bel fiocchettino, ok? Che adesso andrò a legare con questo lembo di lana che è vagante, è libero, eccolo qua. Lo tiro giù, leggo insieme, così assicuro ben bene il mio fiocchetto al suo posto. E poi questo adornerà la nostra ghirlandina. È giunto il momento di assemblare il tutto. Prendiamo il nostro super tubolare, prendiamo il nostro ferretto e adesso facciamo scorrere all'interno il nostro gancetto. Quindi dal buchino che avevamo preparato all'inizio inseriamo e facciamo scorrere il più possibile la nostra ghirlanda all'interno del ferretto. Per far sì che scorra liscio vi consiglio di aprire il gancio, poi lo rifaremo alla fine, in maniera tale che non si impigli nei meandri della stoffa e corra ben liscio tutto attorno, tutto dentro. Ok, arrivati ad aver inserito il più possibile, tagliamo l'eccesso, ripeschiamo il nostro capetto da dentro, perché è la cosa fondamentale che riesca ad uscire. Rifaccio il giro in modo che lui crei il gancetto, voilà, e lo vado ad incastrare al suo gemello dall'altra parte, così, tacchete, perfetto. Ora
Wow, ce l'abbiamo fatta, è durissima ragazzi. Adesso dobbiamo fare in modo che la prima sciarpa fagogiti la seconda. Quindi mettiamo un punto di colla in mezzo, così, e infiliamo uno dei due margini all'interno dell'altro, in modo che venga un lavoro continuativo. Così. Stessa cosa va fatta col jeans. In questo caso sporcate il margine interno del primo jeans e ripiegatelo leggermente all'indentro, così. Quindi inserite questo jeans qua dentro e fissate il tutto con un punto di colla. Adesso è solo una questione di aggiustamento. Qui mettiamo il nostro fiocchettone qui al centro con della colla aceto vinilica o della colla a caldo. E allora, con un pezzettino di orlo, con un pezzettino di jeans più spesso, fissiamo con due punti di colla a caldo, tanto è leggera, o due punti di attaccatutto, è la stessa cosa, e lei, state tranquilli, potrà essere appesa in ogni porta. Guardate, facile facile, due punti di colla, voilà, e la nostra ghirlanda è pronta, pulita pulita tra l'altro come cosa, per essere esposta al di fuori della nostra cameretta, della nostra casa, decidete voi. Bene, io adesso vi lascio le foto dove ve la farò vedere meglio questa ghirlanda, perché così spezzata non si capisce nulla, e poi noi ci vediamo ancora dopo. Che bella, tutta morbidosa, tutta soffice in tessuto. Avete visto come si può riciclare un paio di jeans, una vecchia sciarpa e poi aggiungere decorazioni semplicemente con un po' di fantasia. Conservate sempre i vecchi capi quando non potete darli in beneficenza, ne farete sicuramente qualcosa di nuovo appena il guizzo creativo vi si accenderà in mente. Io spero che questa proposta per un Natale in blue jeans vi sia piaciuta, spero tanto che sia piaciuta anche a Nadia. Adesso corriamo sul suo canale a vedere le più brutte decorazioni del Natale mai viste sul web e facciamoci quattro risate insieme a lei. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, e prima di andarvene aspettate un attimo, iscrivetevi anche su Due Cuori Una Cappa e sul canale Ombretta, gli altri miei canali. Su Ombretta, il canale di lifestyle, stiamo trattando argomenti inerenti al Natale in 10.000 modi, mentre su Due Cuori Una Cappa ci stiamo sfondando di golosità pazzesche per questo Natale. Vi aspetto anche negli altri miei social e naturalmente nella pagina Facebook, in Instagram, vi lascio tutti i link qua sotto nel box informazioni. Io mando un grande bacio a Nadia, buon Natale tesoro a te e a tutta la tua famiglia, che sia un bianco Natale in blue jeans, e poi mando un grande bacio, un abbraccio enorme a tutti voi, e noi mi raccomando ci vediamo sempre qui al prossimo video sul Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, alla prossima ragazzi!